Benvenuti all'ultima conferenza di questo ciclo dell'Associazione Italiana di Psicologia Fenomenologica. È stato un ciclo impegnativo, diciamo, per noi, ma anche bello, denso, ricco di ospiti anche quest'anno. Prima di lasciare la presentazione di Raffaele a Maria, ricordo che ricominceranno a settembre il nostro ciclo di conferenze nuovo, ricominceranno le intervisioni che abbiamo portato avanti quest'anno, i gruppi di intervisione e ricordo che ci stiamo organizzando per il convegno nazionale per l'anno prossimo. Non abbiamo ancora una data precisa, ma a settembre sicuramente sapremo dirvi meglio. E quindi bentornati per l'ultimo incontro. Ecco, se tocca a me, io intanto dico che sono dispiaciutissima che Valeria Bizzarri non potrà essere presente, ha avuto dei problemi dell'ultimo minuto. Ecco, e quindi dobbiamo rinunciare alla sua presenza, la chiameremo un'altra volta nel prossimo ciclo, magari sperando in più fortuna. E quindi, cosa vi... Dico, ma a me ha molto colpito il titolo che gli autori hanno dato a questo, avevano dato insieme a questo, a questa relazione, perché sembra un po' provocatorio, no? Si può ancora parlare di coscienza, detto da due autori di un testo importante che presenta il pensiero di Thomas Fuchs, un altrettanto importante psichiatra, filosofo contemporaneo di area fenomenologica. Gli stessi autori si sono formati ad Heidelberg, tanto per dire, sia Raffaele Vanacorre che Valeria Bizzarri. E siccome Husserl è conosciuto come il filosofo della coscienza, sembra quasi una provocazione questo mettere in dubbio la possibilità di parlare ancora di coscienza. Almeno questo per chi non ha letto il libro, perché in realtà dopo gli sviluppi del pensiero sulla coscienza, sia in filosofia ma soprattutto nelle scienze forti, penso alle neuroscienze, alla fisica addirittura, e a questo ingresso nel pensiero anche di queste, nell'ambito delle scienze forti, di questo termine embodiment che adesso risuona dappertutto, forse è invece molto opportuno ripensare che cosa diciamo quando diciamo coscienza. E quindi io sono molto curiosa di ascoltare quello che ci dirà Raffaele Vanacore. Ve lo presento brevemente, è psichiatra, studiato anche lui, ha perfezionato la propria formazione di psichiatra ad Heidelberg con il professor Thomas Fuchs e attualmente lavora come psichiatra in un CSM, anzi nel CSM di Castel, si chiama? Ecco, quindi ha scritto oltre a questo importante libro che si chiama letteralmente il corpo che vive, il corpo vivo nel mondo, un'introduzione al pensiero di Thomas Fuchs insieme appunto a Valeria Bizzarri e ha scritto un libro che si chiama Rivoluzione, la rivoluzione contro l'ape regina, un libro che mi pare che parli di servizi sociali, di psichiatria e impostazione, no, è sempre quella fenomenologica. Vi lascio la parola quindi per la sua relazione. Sì, grazie mille per l'invito. Mi dispiace appunto che Valeria non è con noi qui. E ringrazio molto per l'invito Giuseppe e la professoressa Armezzani, soprattutto perché quando Giuseppe mi ha invitato, mi ha dato modo di riflettere un po'. In effetti, quindi,
quando mi ha chiesto un po' di cosa parlare, mi è venuto in mente questo argomento. E mi sono chiesto, appunto, possiamo ancora parlare di coscienza? Perché, appunto, magari in senso un po' provocatorio, però ho iniziato a riflettere su, su questa tematica. E a tal proposito, iniziando un po' a scrivere quello che doveva essere l'intervento, sono venute fuori un po' di cose che vi vorrei leggere, e approfittando anche del fatto che Valeria non c'è, quindi magari ci abbiamo un pochino più di tempo per leggere ed eventualmente poi commentare ed approfondire questo tema. Quindi se siete d'accordo vi leggerei questo, insomma, che ho buttato un po' giù, ok? Allora, un bambino prende tra le mani un libro. È un atto rivoluzionario. Perché? Per quali motivi immaginare oltre il dato cosiddetto materiale in un mondo in cui peraltro la materia stessa va oltre se stessa e si rivela un'illusione? Per quale scopo aprire un testo, non per apprendere dati o teorie, ma per creare immagini? E perché la formazione all'immaginazione passa attraverso il corpo e non per uno smartphone? Cos'è questa sensazione corporea che vede non solo ciò che è, ma anche ciò che può essere? E c'è una correlazione tra questa sensazione e quel giorno, o più probabilmente quella notte, di milioni di anni fa, quando un gruppo di ominidi inizia a lasciare segni sulle mura di una caverna. E questa è la nascita di quell'animale che vede oltre ciò che è e pretende di comunicare questa visione. E se questa capacità di vedere oltre il dato materiale e manifesto, che possiamo definire fantasia, è quella di comunicare, ossia di essere in rapporto con i propri simili, andassero insieme. E se quindi la caratteristica umana fosse proprio quella di essere un corpo che ha il mondo come sensazione di rapporto e di fantasia, ossia come corpo che è in un rapporto con altri corpi in una modalità che in maniera immediata va oltre il dato materiale. E se questo stesso oltre fosse corporeo, rendendo quindi la fantasia una prassi corporea. E se poi fosse necessaria una metamorfosi linguistica, un taglio netto sul modo in cui si parla e si scrive della vita umana, la rivoluzione sarebbe la stessa portata da Picasso in pittura. Non occorre più dipingere una forma, una rappresentazione o un dato materiale, ma il movimento e le forze secondo cui questi sono possibili. Così la forma è oltre se stessa, la rappresentazione è il flusso che la costituirà. Il dato materiale è ciò in cui si trasformerà. Allo stesso modo il corpo umano non è affatto un ammasso di particelle, elementi e subelementi. Piuttosto è il moto che crea incessantemente la propria potenza. È ciò che, operando quella trasformazione del linguaggio, possiamo definire fenestesi. Non stiamo affatto cercando un nuovo termine da sostituire ad altri, seppur decadenti, quali coscienza o mente. Piuttosto stiamo ponendo una diversa modalità attraverso cui scardinare un sistema di linguaggio e di pensiero. Non è quindi un cambio di nome o di aspetto e di abiti, come in Vertigo di Alfred Hitchcock. Non c'è alcuna donna che vivrà due volte, con due nomi due volti. È un'immagine diversa, è fantasia, è fenestesi. Questo concetto, semplicemente questo termine, può essere ritrovato come stravagante, strambo o superfluo. Ma è proprio questo che si cerca, portare quelle sensazioni che si fanno immagini in un altro territorio, quello delle forze che lottano per ottenere una forza, una forma, quello delle dinamiche che tendono verso la costituzione di un proprio nome. E questo, insomma, è il campo della fenestesi. Non è quindi lo spazio del già riprodotto, dell'insieme delle funzioni mentali definibili come coscienza, o di ciò che si vuole scisso da questo insieme e rappresentato in termini non coscienti come inconscio. Fenestesi è il rapporto tra corpi umani, costituito come fantasia di andare oltre il dato materiale ed apparente. È l'intuizione di fondare il rapporto su ciò che rende possibile la manifestazione, sul contenuto di fantasia e di vitalità dell'altro. Questa intuizione è nella sensazione. In questi termini, comprendere il segreto della scrittura, così come quella della nascita dell'arte in quelle antiche caverne, vuol dire avvicinarsi alla natura del rapporto umano. Perché infatti non accontentarsi dello scambio di dati e di informazioni, dell'oggettivo, del quantificabile, del riproducibile? Perché scrivere un testo in un certo senso inutile? E perché prenderlo in mano questo testo inutile? Ha senso
senso leggere un volume che non tratta dell'uomo in termini di dati ed algoritmi, un libro senza contenuti da apprendere o da imparare. Se non si tratta di informazioni, cos'altro c'è da poter dire? Senza contenuti informativi, però, l'immersione nella comunicazione è più diretta, è il rapporto più vero, più nudo. Si possono distinguere, infatti, almeno due tipologie di contenuti e di rapporto umano, ed è questa, come vedremo, la dialettica contemporanea, niente affatto quella corpo-mente quanto quella informazione-sensazione. Da un lato quindi contenuti informativi, il cui prototipo è il dato informatico. Oggi vi sono moli di dati che strabordano di altri dati. In quest'ottica anche il nostro corpo sarebbe un campo di dati raccolti dal sistema nervoso mediatico ed elaborati dalla razionalità cosciente. Il corpo, così, con la sua vitalità più radicale, sarebbe l'obiettivo finale di questa colonizzazione virtuale, che mira a rendere ogni realtà prevedibile, definibile in termini informatici e riproducibili. Il corpo, in poche parole, sarebbe una massa da cui estrarre profitto o godimento. Tuttavia, d'altro lato, c'è un ulteriore tipo di contenuto, quello direttamente costituito nel rapporto umano, è qualcosa di esperibile soltanto in quel rapporto, non riproducibile né oggettivabile. È il bambino che ha conosciuto il mare, come ricordarsi la prima immersione e come togliersi di dosso quel sale marino che l'incontro con la vita ci lascia sulla pelle. Questo tipo di rapporto è costituito nella sensazione corporea e l'apertura al mondo di questa sensazione, nei termini della trasformazione e della libertà, è forse la caratteristica dell'arte, della scrittura e dell'essere umano. È questo ciò che si intende con il termine fenestesi. Ma che questioni difficili, quante parole già consumate. L'idea di poter comunicare un rapporto, di poter dire in parole che si scoprono immagini, ciò che si sente nella vita e nella cura è un tesoro inizialmente nascosto nelle viscere di un'isola abbandonata, adesso svelato e nudo nella sua potenza. È una pretesa assurda ed altissima quella di poter ancora aprire lo scrigno di questo tesoro, ritrovarvi un'antica perla, la possibilità di un rapporto umano libero ed autentico. In generale, però, per essere valido e spendibile, un testo di psicopatologia o di psicoterapia deve essere difficile, intriso di contenuti informativi. E questi dati, questi algoritmi, queste informazioni sono pirati anche loro a caccia del tesoro, ma per depredarlo, per consumarlo in una notte senza volto. A tratti, dunque, sembra proprio che l'obiettivo debba essere quello di scrivere robe incomprensibili, di riempire il testo di pirati che impediscono di andare alla ricerca del tesoro. Le parole incomprensibili, le moli di dati, il cosiddetto pensiero razionale scientifico, si pongono come mine insidiose che tentano di impedire il contatto con la natura umana. E questo pensiero reificante fa del corpo un campo minato che non può andare oltre se stesso, non può vedere ciò che può essere, non può avere fantasia, non può cacciare il tesoro. Occorre quindi porsi come artificieri che con delicatezza liberano il corpo da queste mine scientifiche. Ma quella suddetta incomprensibilità, quel dispiegamento di navi pirate, rappresenterebbe così il marchio di buona riuscita. Il sigillo di validità sarebbe poi assegnato dall'elevato numero di citazioni messe nel testo, come le corrispondenti vele delle navi pirate. Talmente tante che talvolta sono più riferimenti bibliografici che i contenuti del libro. Il tesoro è al sicuro. L'operazione chiara e decisa di questi labirintici volumi è dunque quella di procedere ad uno spostamento dalla dimensione dell'esperienza dell'uomo a quella della teoria della teoria. Non si parla così di un tema cruciale come quello del nucleo autentico della vita umana, ma di temi più nebulosi, quali appunto le innumerevoli teorie sul mondo, sulla vita, sulla psiche, sulla ragione e sulla coscienza. Tutti termini che relegano in secondo piano l'esperienza umana, ritenuta indegna di essere il cuore di un testo scientifico. Ma che bravi questi autori, come nel film Psycho di Alfred Hitchcock. Il passaggio da un piano all'altro della narrazione avviene in maniera quasi impercettibile. Una donna ruba una somma di denaro per scappare con il proprio amante e cambiare vita. La polizia però la segue, riuscirà la nostra a scappare? Ma non è affatto questo il tema del film. Il furto delle migliaia di dollari e la disperata fuga sono elementi secondari rispetto a ciò che è centrale nel film. Il Bates Motel e le sue docce. Che bravura, si diceva ai nostri autori, partono dall'indagine sull'esperienza umana e proprio come nel film di Hitchcock deviano su tutt'altro piano, quello della teoria della teoria.
termini quale mente, coscienza e ragione annebbiano l'interesse del lettore, senza però raggiungere nessun acme della narrazione. Niente accadrà sotto la doccia, né alcun mistero sarà risolto. La bravura di questi autori dunque consiste nel dirottare, ignari lettori dal piano vivo dell'umano a quello disabitato e desertico della teoria, nelle sabbie mobili dell'immodificabile. È in un certo senso un gioco di prestigio quello di far credere che gli assetti sociali o quelli biologici possano cambiare, al contrario delle persone, sono però i rapporti e le sensazioni attraverso cui sono vissuti a divenire diversi. A differenza di tali importanti volumi, tuttavia, qui non c'è alcuno stratagemma. La teoria serve soltanto come premessa all'indagine sui vissuti umani e sul senso che li lega tra loro. Ad ogni modo, i pochi capisaldi teorici potrebbero riassumersi come segue. In primo luogo, ciò che interessa è la comprensione radicale dell'esperienza umana. Tanto l'esperienza quanto la comprensione si costituiscono nel rapporto umano. La comprensione si costituisce non sulle basi di dati e contenuti materiali e manifesti, ma grazie alla capacità di intuire il movimento, la potenza e la vitalità che rendono possibile quella manifestazione. Questa capacità di intuizione è la fantasia ed è radicata nel corpo. In secondo luogo, l'intuizione è prerogativa del rapporto umano e della pienezza di questi contenuti a rendere potente e dinamica la presenza umana. Questi contenuti sono corporei. Sensazione, fantasia e rapporto così divengono sinonimi. Fenestesi è il termine, la rottura linguistica che li racchiude. Tuttavia, in maniera opposta a ciò, gran parte della cosiddetta psichiatria, sulla scia di una millenaria tradizione, ha estrapolato la teoria della teoria dall'esperienza vissuta e ne ha fatto psiche, mente, coscienza, ragione, e ha posto questi concetti ultraumani al centro dell'esperienza vissuta. È la trappola del metafisico, ossia il porre a fondamento dell'umano ciò che umano non è. È il pantano cinematografico, il costringere a guardare ininterrottamente una pellicola in cui non succede mai nulla, l'inferno dell'uguale. Nel corso degli ultimi millenni, infatti, la scienza, la filosofia e la religione, delle quali la psichiatria è espressione, si sono occupate di questa varietà di concetti, ovvero si sono interessate della teoria dell'essere umano. A un certo punto, però, la filosofia non si è più potuta tirare indietro. Dio è morto, si diceva, ma cosa resta di vivo? Ancora una volta, le teorie hanno avvicinato l'essere umano, ma l'hanno compreso soltanto in parte. Hanno creato delle barriere enormi che hanno preso i nomi, via via rinnovati alla festa della modernità, di psiche, coscienza, mente, ragione. Esiste però la possibilità di scavalcare queste barriere e di accedere all'esperienza altrui senza alcuna mediazione. È la sensazione corporea, il rapporto non mediato da dati informatici, la possibilità di intuire una fantasia. I mattoni delle barriere della teoria iniziano così a sgretolarsi. E diviene chiaro che con il termine di teoria della teoria intendiamo proprio quella muraglia, quella barriera al rapporto e alla fantasia. Ma la difesa dalla realtà esterna è ancora l'unica possibilità dell'essere umano. Nessuna nascita, nessun rapporto, nessuna fantasia sono possibili. Certo che no, la muraglia difensiva della teoria non è affatto nella natura della vita umana. Lo spazio iniziale è quello del movimento del corpo nel mondo, il corpo-mondo, che è moto, ricerca, tensione. Questo campo in un certo senso è intollerabile perché non è mai immediatamente conosciuto, mai prevedibile. È lo spazio però della possibilità, della trasformazione, della libertà. Il corpo-mondo è potenza vivente e possiede la capacità di vivere come agente metamorfico. L'elemento corporeo dell'uomo si trasforma incessantemente e può cambiare il mondo. Così la prassi nel corpo mondo, la teoria della teoria nella sua riproduzione. Questa prassi, questo movimento, questa trasformazione è fenestesi. Questo non è quindi un testo, l'ennesimo mattone da porre nel muro della fortezza della teoria. Non è infatti un volume o un testo di psichiatria, psicopatologia o psicoterapia, termini ancora utilizzati per la difesa della fortezza. Non si troverà qui granché da apprendere o da descrivere. Non ci saranno dati da elaborare o teorie da indagare. Questo è piuttosto il rapporto vissuto con quanti hanno costituito questo insieme di sensazioni ed è il rapporto di fantasia con quanti ascolteranno questo testo. Quanto si trova scritto, insomma, non riguarderà alcuna teoria della teoria,
né alcuna visione del mondo. Riguarderà invece il modo in cui le mie sensazioni trovano posto nel mondo. Com'è possibile che tramite la mia scrittura e tramite il vostro ascolto ciò che sento può essere espresso e compreso? Com'è possibile che la vostra attenzione sia la mia immaginazione, la vostra attesa la mia scrittura? È perché la creatività è nella sensazione, è perché vi è dunque un elemento centrale dell'esperienza umana che è la sensazione di rapporto e di fantasia e che è fenestesi. Non è forse questo elemento quella sostanza di cui sono fatti la vita e i sogni e di cui parla Shakespeare? Non è quindi questa fantasia l'atto di mostrare, di rendere visibile ciò che il corpo crea oltre ciò che esiste come dato materiale? La pretesa del corpo di rendere visibile non ciò che viene costituito, ma il movimento stesso di questa costituzione. E il rapporto umano, quindi il rapporto di intuizione di questo moto, di questa forza, di questi contenuti. È questa sostanza però che la teoria della teoria ha cercato di soffocare, come un boa che prima stritola la sua preda e poi la divora in maniera fatale. Ma lasciarsi andare significherebbe scomparire nel buio delle fauci del boa. Occorre dimenarsi, tentare di fuggire dalla sua stretta. Occorre il movimento, la sensazione di poter essere liberi da questa morsa. Ma se questo boa non esistesse, se fosse soltanto un cumulo di pensieri che in nome della teoria soffoca la nostra sensazione fantasia, se non fosse vero che nasciamo nella morsa del boa e della teoria, se non fosse vero che siamo costretti a difenderci nella muraglia di pietre e di preconcetti, non è forse maggiore il coraggio che ci vuole per uscire dal buio delle fauci della teoria, piuttosto che da quelle del boa? E quindi queste parole intendetele come un movimento, come una melodia silenziosa e girovaga tra le strade di una grande città, come un suono indistinto tra boschi verdi dimenticati, come la sveglia che desta chi sazio era andato a letto. Grazie. Grazie. Bello. Molto bello e molto fenomenologico quello che ci hai letto, perché in fondo tu parli di questa costruzione di muri, di fortezze, di muraglie, tutte parole che danno proprio l'idea della stasi, no? Della durezza, della sedimentazione forte, e ci richiami, come già faceva Husserl, alla consapevolezza che in realtà tutto questo non può che nascere dall'esperienza vissuta, da quello che sentiamo, da quello che c'è all'origine di tutto questo, no? E quindi si tratta, e come hai fatto in questo scritto, di valorizzare proprio il momento formativo, di ritornare a quella che Husserl la chiamava la genesi del senso, delle costruzioni già fatte, no? Cioè questo movimento, questa vita che c'è, questo mondo della vita appunto da cui nasce tutto quello che poi noi fermiamo come costruzione, fortezza, i nostri libri su cui ci formiamo. Mi ha molto colpito il fatto che anch'io mille volte mi chiedo, quando leggo dei testi importanti per la nostra formazione, dico: ma questo chissà che pensa veramente, no? Quando ci sono tutti quegli elenchi puntati e numerati che ti spiegano come stanno le cose, spesso la domanda è: ma lui perché ha scritto queste cose? Come gli è venuto in mente? No, questo ce lo dimentichiamo sempre. Come c'entra questo con la coscienza, che era un po' il tema che ci presentavi? Sì, appunto, diciamo il rischio che io ho colto appunto in questi, cioè un po' in tutti gli anni di formazione, eccetera, cioè quello poi di andare a studiare, cioè la coscienza non come in qualche modo espressione dell'esperienza umana, ma come fatto in sé. Cioè questo è un po' un rischio che ho ritrovato. Quindi
come dire, ho cercato proprio di dichiararmi sul dato vissuto, cioè sulla dimensione proprio della sensazione, pure, come dire, la provocatorietà di definire un altro termine, che è quello di fenestesi, che chiaramente richiama da un lato il fen che sia di fenomeno, ma anche di fantasia, e chiaramente stesi che rimanda alla dimensione della sensazione, la dimensione epatica in un certo senso. E quindi quanto all'interno di una dimensione del sentire c'è una dimensione in qualche modo di fantasia, che quindi è quella di intuire delle possibilità in un rapporto umano con l'altro, ovviamente, quindi di costituire una dimensione, cioè profondamente intersoggettiva ed intercorporea nel rapporto umano, quindi nel vissuto, nella sensazione. Quindi anche perché d'altro lato tutto il tema, diciamo, della coscienza va di pari passo con il tema dell'inconscio, quindi è come se ci fosse poi tutta una parte che proprio nella psichiatria almeno viene in qualche modo non considerata, tutte quelle forze, quei movimenti che rendono possibile un'esperienza in qualche modo manifesta, apparente, vengono volutamente ignorati sostanzialmente, almeno da quella che è una formazione psichiatrica. Quindi è questo sostanzialmente. Capisco. Io avrei altre domande, ma prima vorrei lasciare la parola agli altri. Io ho una domanda. Anzi, vabbè, sicuramente varie, perché il testo che hai letto, Raffaele, è molto, diciamo, suggestivo, sia per i temi che anche per il modo in cui l'hai presentato, no? Anche il linguaggio che hai utilizzato, secondo me, è emblematico di quello che cercavi un po' di trasmettere, al confine tra un linguaggio metaforico ed uno più razionale, no? Quindi secondo me su questo ha dato un esempio di come si può fare a raggiungere questa fenestesi di cui parli. Però la domanda che ti volevo fare più esplicitamente era questa, e riguarda questo di cui sto parlando. Se è vero che bisogna mettere da parte la metapsicologia, che è la teoria della teoria di cui parlavi, che ci fa perdere un po' negli oggetti disincarnati della ragione, come si fa a parlare di questo movimento epatico tra corpi cui tu hai accennato? Esiste un linguaggio d'elezione che permette a noi fenomenologi di avvicinarci a questo spazio corporeo, incandescente, metamorfico, che è l'esperienza del corpo proprio e dell'altro in relazione? E ti faccio questa domanda perché, per esempio, per me è stato molto interessante, e sono stati fortunati quelli che erano presenti dal vivo a partecipare alla conferenza di Colavero, di Paolo, perché lui ci ha trasmesso un linguaggio, diciamo, secondo me, no? Che è quello poetico, per esempio, per cercare di avvicinare le profondità del vissuto cinestesico, secondo me, anche, no? Del movimento proprio della carne. E allora chiedo a te, secondo te esiste un linguaggio di elezione per parlare tra di noi e con gli altri professionisti di questa fenestesi di cui parlavi? Sì, il tema del linguaggio è chiaramente un tema complessissimo, e, come dire, non mi azzarderei neanche a dare delle risposte. Quello che, come dire, dare più un esempio, come vi accennavo prima, io da poco, da 3 settimane circa, abbiamo cominciato a fare dei gruppi terapeutici in questo bene confiscato alla criminalità organizzata a Castellammare di Stabia,
che è questo comune in provincia di Napoli, attualmente commissariato, insomma, per fatti appunto di camorra, eccetera. E Castellammare è una città, insomma, storicamente importante per quanto riguarda la camorra, perché da lì, ad esempio, di Castellammare era la cosiddetta pupetta maresca, insomma, la moglie di Pascalone Nolo, questo grande boss camorristico. E questo luogo dove noi stiamo facendo questi gruppi era il luogo in cui questi poi affiliati del clan di Pupetta spacciavano, controllavano la piazza di spaccio e decidevano le sorti della camorra, sostanzialmente, della provincia di Napoli. E dei ragazzi già da una quindicina d'anni hanno preso in gestione questo bene confiscato alla camorra, e recentemente, tramite appunto altri ragazzi che già partecipavano a questo gruppo terapeutico che facciamo, insomma, ho deciso sostanzialmente di farlo lì, questo gruppo. E perché ve ne parlo? Perché per me è stato potentissimo il trovarmi a fare il gruppo senza più alcuna barriera, non c'era più né un setting, una stanza, né privata, di dire questo è il mio studio privato, né neanche pubblica, dire all'interno del CSM questa è la mia stanza. Lo spazio era completamente pubblico, a questo, cioè pubblico nel senso proprio di cittadino in qualche modo. E lì quello che si è messo in gioco in me è stato molto molto potente. È stato molto potente perché per la prima volta ho fatto forse un'epochè radicale, si potrebbe dire, di quello che era un ruolo, diciamo, terapeutico. E a quel punto lì tutto quello che si è messo in gioco era tutto il mio piano delle sensazioni, tutto il mio piano corporeo, della modalità in cui io mi trovavo a vivere un gruppo terapeutico in una città commissariata per fatti di camorra, in un bene confiscato alla camorra. Tutto questo per me è stato potentissimo, difficile da descrivere in termini linguistici, ma questo sicuramente ha contribuito, diciamo così, ad azzardare quello che è un termine, diciamo, diverso, che appunto è questo di fenestesi, perché tutto questo io in qualche modo l'ho sentito a livello corporeo. E quindi questo, non so se ho risposto. Collego un attimo il computer che si sta scaricando. Sì. Cioè, quindi praticamente, se capisco bene, è come fosse un, cioè, stai dicendo che è il linguaggio corporeo che è quello più adatto in qualche modo ad avvicinarsi all'esperienza diretta del corpo in relazione col corpo degli altri, il linguaggio corporeo, che poi però è difficile tradurre in parole, se non forse nel modo della metafora, della poesia, dell'immagine, no? In qualche modo, probabilmente, forse è questo che stavi dicendo. Sì, nel senso che appunto di fatto è il corpo che vive, appunto il testo di Fuchs, da cui in teoria si partiva un po', che il corpo vivo nel mondo, era un po' questa, poi la domanda provocatoria nasce da questo, perché se è il corpo vivo nel mondo, appunto è il corpo che vive, e a un certo punto dovremmo partire da questo, piuttosto che poi da quello, come dire, che hanno preso un po' l'attenzione, no? La coscienza, l'inconscio, è come se a un certo punto uno si fosse occupato più di questi grandi temi, diciamo così, piuttosto che dell'esperienza, del vissuto, che è corporeo innanzitutto, e che sicuramente si può rivelare in immagini, penso ad esempio ai sogni, oltre che ovviamente a tutto quello che può essere. Appunto per questo facevo ad esempio Picasso, no? Portavo, perché a un certo punto, anzi in realtà anche Manet, ad esempio, prima di Picasso, quando Manet ad esempio fa la sua colazione sull'erba, che pone la donna nuda
insieme a questi borghesi, diciamo, parigini, fa una rottura per immagini totale, perché era impensabile un dipinto in questi termini. E questo discorso poi lo porta avanti chiaramente Picasso, quando a un certo punto inizia a dipingere non tanto un concetto, no? In qualche modo una riproduzione, ma porta poi in porta poi sulla tela il movimento per cui quella rappresentazione è possibile. Quindi diciamo così, se possiamo dare dei riferimenti teorici oltre appunto a Manet e Picasso, sono sicuramente Bataille che insomma si è interessato molto di questo, ad esempio nei testi sull'arte soprattutto di Bataille, e poi ad esempio Benjamin rispetto a tutto il suo discorso sulla riproducibilità dell'opera d'arte nella tecnica, nell'età della tecnica, ad esempio. Grazie. Scusate, questo discorso sul linguaggio che ha posto Giuseppe mi interessa moltissimo e capisco quello che dite. La poesia, la metafora, certo, avercene di linguaggi di questo tipo anche dentro le scienze, magari, però ricordiamoci che in fondo si rischia di passare dalla parte opposta, di fare il salto troppo lungo, perché la fenomenologia, ricordiamoceli, è comunque scienza, almeno come progetto, è scienza d'esperienza. Quindi il linguaggio è importantissimo nel ricostruire anche la possibilità di una scienza diversa. Io ci penso spesso a queste cose, quindi ci vuole anche un linguaggio scientifico diverso, non solo quello poetico e metaforico, se no, il rischio è che per dare corpo alla mente, come direbbe Clark, noi alla fine siamo tutto corpo e ci dimentichiamo, invece parliamo solo di corpo, di preriflessivo, di sensazioni, di vissuti, di arte, però ci dimentichiamo che queste cose dobbiamo dirle, farne dei concetti inequivocabili, come diceva Husserl. No? E allora io penso spesso che questa rivoluzione tutta verso il corpo della fenomenologia di questi ultimi tempi è sacrosanta, però non si deve fare l'errore di rimanere sul lato solo, di riproporre il dualismo in qualche modo, perché sia il lavoro di Husserl nella Meditazioni cartesiane, sia il lavoro di Merleau-Ponty, ci ha fatto capire che c'è questo intreccio, questa circolarità, questo essere uno in due. E quindi non bisogna mai dimenticare uno dei due lati. E ci hanno provato questi grandi a cambiare il linguaggio. Merleau-Ponty parla di chiasma, di circolarità, di avvolgimento reciproco tra queste, che non è due ma è uno in due, dualità unitaria, unità duale, tutto questo linguaggio ossimorico è un tentativo, no, di anche Fuchs mi sembra che in certi momenti parla per esempio di sintopia, per dire che sono tutte e due insieme. E allora, cambiando il linguaggio, certo che bisogna ricostruirlo, perché il pericolo è che poi si ricade continuamente nella vecchia forma mentis dualistica. Cioè, non siamo né tutto corpo né tutta ragione, non siamo né vissuto preriflessivo senza nessuna coscienza intenzionale, per esempio, o riflessa, no? E allora forse lo sforzo di costruire un linguaggio diverso che dica questa ambiguità, questa totalità
dell'esserci nell'esperienza sarebbe un'impresa che la fenomenologia dovrebbe affrontare, perché se no si ricade nella causalità. Per esempio Fuchs parla di causalità circolare, è pur sempre causalità in fondo, richiama questo concetto di causalità che è del vecchio modo di pensare. Poi la chiama circolare per dire che c'è un ritorno appunto circolare di un fattore che incide su un altro, ma non è questo la novità della nuova fenomenologia, non è questa. Bisognerebbe trovare il modo di dire questa unità duale. Se cambiasse il linguaggio, anche quello scientifico, probabilmente verrebbe fuori una rivoluzione incredibile. Tanto per dire, potrebbe non più essere nel nostro ambito della cura uno specialista che cura la mente e un altro che cura il corpo. Si potrebbero formare le competenze relative alla cura tenendo conto di questa circolarità, di questa compresenza. E tanto per dire, potrebbe accadere veramente di tutto se gli operatori della cura stessero più attenti agli aspetti atmosferici, corporei, che diceva prima Raffaele, mentre curano, nell'atto del curare. E potrebbe cambiare concretamente tantissimo. Però dobbiamo uscire da questo feticismo dei termini, perché ci riempiamo la bocca di embodiment, di scintillante, come dice Borgna, dell'esperienza, o di faccia a faccia, che sono tutti modi di tentare di dire questa cosa. Però dobbiamo organizzarlo questo linguaggio. Dobbiamo accorgerci delle ricadute che ogni volta ci capita di fare alla vecchia mentalità. Bisogna cercare di costruire una scienza dell'esperienza vissuta. E non so che ne pensate, per me non è così facile rifugiarsi, non è la risposta dire che c'è la poesia. Certo, magari riuscissimo a fare poesia in un incontro terapeutico. Questo sarebbe l'obiettivo. Però ho paura che ci sia ancora tanto da fare. Sì, posso dire quello che le penso, Maria, rispetto a questa cosa che dici, che forse è quella più complessa, no? Cioè provare a tenere insieme i due linguaggi. A me ha colpito molto la lettura di Cooper e di Lang, che sto facendo in questo periodo, Roland Lang. Diciamo che sono vecchi fenomenologi, vecchi esistenzialisti, che però propongono il metodo dialettico nel processo di cura terapeutico, nelle comunità, ma anche nella psicoterapia, e dividono, diciamo, no, un po' il momento della prassi dal momento della teoria, e immaginano la possibilità di vivere una circolarità di teoria, prassi, teoria. Ecco, secondo me, no, innanzitutto l'avvicinamento del fenomenologo al fenomeno psicopatologico, o anche banalmente psicologico, solamente psicologico, è di partire dalla prassi, senza avere delle teorie preconcette che ti ingabbiano la visione quando ti avvicini al fenomeno, appunto. Ok, si parte dalla prassi, ma poi dall'esperienza diretta, tra l'altro anche nel modo di fare valutazione psicologica, di fare diagnosi, partiamo dal vissuto nostro per capire l'altro dov'è e come provare ad aiutarlo. Ma poi c'è un momento di teoria dove tu devi ragionare, come dicevi tu, con concetti inequivocabili, che al momento fatico a vedere poi nella prassi, cioè nel senso che è la cosa più difficile, tenere un linguaggio teorico che poi si avvicini all'immediatezza dell'esperienza. Non c'è ancora proprio un linguaggio del genere.
Non c'è, ma ci dovrebbe essere, perché non ci può essere uno iato così profondo tra la riflessione teorica e l'esperienza, in fenomenologia almeno. Cioè non è che noi dobbiamo applicare le conoscenze teoriche, noi dobbiamo costruire, come diceva bene Raffaele, la conoscenza tenendo conto del momento costitutivo, del rigore anche col quale riusciamo ad attenerci all'esperienza vissuta e non cose sentite e ripetute. Però poi certo che bisogna costruire un altro modo di parlarne, che non è solo poetico, che può attingere alla poesia nel momento fondativo della descrizione dell'esperienza, ma poi deve essere un linguaggio intersoggettivo, comprensibile a tutti, anche produttivo, cioè che possa produrre ipotesi, che possa muovere la ricerca, e questo è un linguaggio da costruire ancora, che tenga conto di tutto quello che stiamo dicendo. Questo linguaggio è difficile da crearlo, però non è che non c'entri con la prassi, perché se lo costruiamo, poi il linguaggio è un modo di pensare, è un modo di vivere, per cui ci richiama anche quando siamo nell'esperienza di cura, nel vissuto attuale dell'incontro con l'altro. Quel linguaggio ci serve, diciamo così, ad aprire la mente, cioè ad accorgerci delle cose, a sapere che cosa stiamo facendo, a riattivare la consapevolezza anche degli aspetti di solito trascurati, che non sono quelli razionali, appunto, e di metterli in conto. Non, io credo che ci debba essere proprio una circolarità tra la costruzione di un linguaggio teorico, che è anche la costruzione di concetti coerenti e rigorosi su quello che abbiamo appreso dall'esperienza, e il ritorno all'esperienza. È difficile, non sto dicendo che io lo so fare, sto dicendo che però non dobbiamo neanche fare l'errore opposto di dire che allora la scienza fenomenologica è solo questo ritorno al precategoriale. È un ritorno per costruire conoscenza. Non so che ne pensate. Ma guardate, intanto grazie Raffaele, grazie Maria, grazie Giuseppe, grazie a tutti. Sì, mi sta stuzzicando molto questo discorso, però non ho, davvero anch'io faccio fatica a trovare dei punti. Ho pensato, come dire, un po' alcune cose, nel senso che mi è venuto mentre parlavi Maria, ho pensato subito a quanto mi dà fastidio, uso questo termine, quando qualcuno magari mi dice ma mi spieghi quella poesia che mi hai letto. Allora, questa cosa qua che mi è capitata poco tempo fa, non lo so, mi ha un attimo fatto un po' pensare sia al mio fastidio, ma sia anche al bisogno anche di avere una poesia spiegata. Cioè, c'era Stanghellini spesso forse, no? Che faceva questo esempio, devo spiegare il foglio, spiegare le vele e tutto quanto. Quindi sto pensando all'ultimo libro di Pastakas, del poeta di cui vi ho anche parlato qualche mese fa, che scrive delle poesie molto, molto semplici, molto vicine, davvero chiare, che di certo ad un poeta di razza o di studio possono dire chissà quante cose altre, no? Ma io mi faccio bastare evidentemente questa, la vicinanza, ecco, forse che sento per quelle esperienze
di cui parla, e pensavo che, che descrive meglio, ecco, diciamo così. Perché è vera questa cosa, cioè un po' condivido tutto quello che avete detto, però evidentemente forse stiamo descrivendo, come dire, un mondo che non c'è, ma non lo so, ditemi voi, ma io penso che magari non esiste, non riusciamo a descriverlo, perché forse è un mondo che appare e scompare, cioè un mondo, come dire, di mezzo, che può essere tra prassi e teoria, seguendo Giuseppe, tra poesia e concetti chiarissimi, tra momento in cui mi trovo, come dire, a pensare sotto un bombardamento, come dice Bion, e il momento in cui invece mi siedo a organizzare, a vedere dove sono cadute le bombe, in qualche modo. L'idea è però, almeno io penso che sia puntare o tendere comunque alla poesia senza, secondo me, tornando a passare, senza poi dover tradurre per forza in una maniera che poi ci fa perdere, forse, non so, l'evidenza, ecco, che ci fa perdere l'esperienza del poeta, che poi l'esperienza del paziente, ma che anche l'esperienza del terapeuta. È un po' la nostra esperienza, detto così. Questo un po' sulla questione del linguaggio, ma sono solo due idee. Se posso andare avanti, cioè cambio un po', vado un po' più sulla relazione, vi dico soltanto un paio di cose che mi sono saltate un po' agli occhi. L'attacco che avete assegnato, quando appunto Raffaele diceva il bambino prende nelle mani il libro, questa questione qua del bambino... Sono rimasto al bambino io, ecco, cioè, tutto il tempo ho provato un po' a capire, a sentire perché ero rimasto un po' appiccicato a questa questione del bambino, un po' di questo miracolo di prendere un libro e di non fare altro per altri. E ho pensato un pochino dalla mia forse un po' formazione proprio milanese con la psicanalitica, che possiamo, non so, almeno io ho visto, come dire, un doppio legame, ecco, diciamo così. Cioè, ho pensato che il primo legame, riprendendo il bambino, il primo legame di pensiero, di formazione del pensiero, è quello mamma-bambino. Pensate così, Bio non ne parla, come tutta questa questione della funzione alfa, eccetera, che dannazione sempre, come dire, tenendoci lontano dagli estremismi, no? È evidentemente un legame corporeo, un legame fisico, ed è altrettanto un legame mentale, un legame di creazione. In qualche modo la mamma va incontro al bambino, quello che sta sentendo, e la mamma a un certo punto appare, no? Cioè viene riconosciuta dal bambino come qualcosa non sé, ecco, no? Qualcosa di d'altro. E ho pensato che un po', non dico la stessa cosa, ma mi ha, come dire, colpito che possiamo vedere anche un po' la stessa questione di un legame fondativo di apparizione tra le cose e il soggetto, per esempio, anche tra gli altri e il soggetto coscienza. No? Allora, pensando in questo senso, noi siamo o dobbiamo puntare ad essere, a proposito della questione di puntare poi alla poesia, almeno a tenerla viva sempre, in questo senso noi dovremmo forse puntare, e vi dico una grande banalità, voglio dire, no? Per chi magari come noi un po' di queste cose vive o spera, dobbiamo, come dire, cioè, siamo un po', dobbiamo puntare a essere in qualche modo dei bambini che sono prima del pensiero e prima dell'immagine, quasi, pure a contatto con questa questione un po' dell'esperienza, che prima dell'immagine, che è una questione, forse quello che diceva sempre Giuseppe della prassi, perché alla fine la cosa appare come appare la mamma, no? Allora pensavo che l'esperienza della cosa è mamma, ecco, cioè che la cosa è materna in qualche modo, e a me piace sempre pensare un po' alla questione del pensare per immagini. Quindi coscienza è in qualche modo ereditaria, mettendo insieme le cose. Pensavo, come dire, sicuramente comunque
frutto di quello di cui parlavate, no? Di questo legame intersoggettivo, un legame mentale, ma anche un legame corporeo. E l'altra veloce questione, che forse è più una domanda, quando sempre Raffaele ha detto togliersi di dosso il sale marino. E questa questione qua mi ha fatto venire in mente un'immagine molto attuale, proprio di ieri. C'è stata un'atleta, credo australiana, ma di origine albanese, che ieri mattina si è messa, ha provato a fare la traversata a nuoto del canale d'Otranto, ecco, senza sosta, cioè fermandosi, ma non poteva aggrapparsi a nessuna imbarcazione di quelle appunto che la seguivano per dare supporto. E che è successo? È successo che doveva fare 70 km circa, si è fermata dopo una sessantina, quindi quasi arrivata. Si è fermata perché la salsedine, a proposito di togliere di dosso il sale marino, la salsedine, dopo tutte queste ore, a partire da ieri mattina alle 8, si è fermata poche ore fa, la salsedine, che ha avuto sempre in bocca in questo senso, le ha gonfiato gola e lingua, d'accordo? Quindi l'hanno, i medici che la seguivano l'hanno bloccata, hanno detto sali su, quindi come dire ha ceduto in questo senso. Allora, la questione un pochino, no, che volevo un po' ributtare un po' nella mischia, sicuramente Raffaele, ma tutti voi, è questa questione del troppo pieno, ecco, del troppo pieno, che torna anche nella questione del troppo pieno di pensieri di una madre, per esempio, ma anche poi nel troppo pieno di una coscienza che poi, come dire, non riesce un po' a liberarsi di parole, di immagini, di pensieri, di tutto quello che ci pare. Qualcosa che sto vedendo molto in questi mesi. In ospedale abbiamo una ragazzina che ha avuto una recidiva e che sto seguendo tantissimo questa volta, quanto poco la prima volta, che era proprio adolescente, ribelle, incazzatissima, quindi non mi calcolava assolutamente. Adesso ha 20 anni, in questo momento è tornata e stiamo facendo un ottimo lavoro proprio su questo troppo pieno che ha da allora e che non è mai riuscita, come dire, a mettere da qualche parte. Allora, l'idea di questo troppo sale e di questa solitudine, di questa nuotatrice da sola, che peraltro in acqua, anche se hai qualcuno accanto, sei comunque da sola, poi non può toccare nulla, ho pensato, come dire, no, alla mancanza di intersoggettività in un troppo pieno, quindi nella difficoltà o impossibilità di spartire l'esperienza, spartire il sale, spartire la salsedine che l'ha poi alla fine lasciata tramortita. Scusatemi, se no sono allargato. Sì, appunto hai colto le due immagini dei bimbi in qualche modo. Il primo, cioè la prima del bambino che prende in mano un libro e la seconda della prima immersione a mare. E chiaramente entrambe le cose, cioè entrambe le immagini effettivamente cioè, a differenza un po' di questa nuotatrice, non sono momenti in qualche modo, come dire, da fare esclusivamente in solitaria, no? Se prende in mano un libro, ci sarà qualcuno che ha messo quel libro in casa da qualche parte, ci sarà qualcuno che magari l'ha regalato al bimbo. E allo stesso modo, se insomma in genere un bimbo fa un bagno, generalmente c'è un altro che lo accompagna, si spera almeno. E chiaramente più delle volte questo altro è sicuramente alla nascita, tendenzialmente la madre ovviamente, quindi in qualche modo il rapporto con la madre di cui parlavi è chiaramente cruciale in qualche modo. Però, come dire, questo comunque non dimenticare mai che poi questa costituzione, diciamo, intersoggettiva è sempre poi con un altro, cioè con un altro in carne ed ossa, diciamo, come poi, come dire, è la presenza poi sempre di un altro che poi si costituisce come presenza in qualche modo interiore. Quindi il discorso anche qua linguistico è complesso, perché cioè io quello che spesso faccio fatica a spiegare, diciamo, ai miei pazienti, cioè proprio anche questa dicotomia tra in qualche modo interno ed esterno,
tra come dire, questa dimensione in qualche modo vissuta con un altro, ovviamente nella vita, diciamo, tutti i giorni, ad esempio, e di come questo poi resta chiaramente un po' in noi, nel nostro corpo, che diciamo poi questo, come dire, è una presenza interiore e però in qualche modo una presenza corporea, cioè c'è questa proprio difficoltà linguistica a volte a superare delle, diciamo, dei dualismi interno-esterno, è molto difficile questo, perciò prima sul linguaggio, come dire, è complesso, è complessissimo. Perché c'è sempre un dualismo di fondo, è difficile da spiegare. E riguardo chiaramente la poesia, non è spiegabile, è difficile da spiegare, però mi veniva in mente di come poi tutto questo, per fare un ulteriore passaggio indietro, è poi tutto il discorso della musica, in qualche modo, di come appunto la melodia, pure alla fine c'erano questi rimandi alla melodia, ai suoni, ai ritmi, in qualche modo sono a me, ad esempio, un'altra cosa che ha colpito proprio tantissimo dell'ultimo periodo è stata la festa, diciamo, dello scudetto del Napoli, perché stando a Napoli ho vissuto queste come dire, folle oceaniche che erano in strada, cioè ho sentito delle cose che non avevo proprio mai vissuto, cioè questo essere completamente persi in queste folle, diciamo, di decine di migliaia di persone, forse anche di più, che erano in città con musiche, suoni, ovunque, ed è stata un'esperienza in qualche modo unica per me e mi ha fatto pensare a tutte queste prime esperienze che evidentemente erano simili, da cui poi Nietzsche dice che in qualche modo la tragedia poi è nata, cioè di queste esperienze estremamente corali, in cui non era presente un'individualità, un qualche modo di dire io. E questo per me è stato comunque potente, perché poi in qualche modo questo definirsi in termini di io, di individualità, eccetera, eccetera, e poi sempre più imporre tante identificazioni, tante immagini dall'esterno, no? È sempre un po' ad ingolfare poi la libertà dell'esperienza in qualche modo. Questo un po' mi è venuto in mente rispetto a un po' all'intervento di Paolo. Posso continuare, perché mi stimola troppo questo discorso, mi permetto di riprendere un secondo la parola, però ok, provo a tenere insieme la questione del linguaggio che poneva Maria, che in realtà secondo me è centrale, con l'immagine che ha fatto Paolo della nuotatrice nel mare che deve fermarsi perché insomma si è bloccata per la salsedine, no? Troppa salsedine. Ecco, l'altro bloccata, non riusciva neanche a parlare più. Stava affogando praticamente, immagino, poverina, dopo 60 chilometri a mare. Mi è capitato di farne due, sono risalito in barca e ho vomitato, quindi vi dico solo questo. Ecco, l'immagine mi richiama all'idea invece di una persona così troppo in contatto con il preriflessivo, con il preverbale, con il preconcettuale, con l'esperienza diretta, che a un certo punto si brucia. Parlo del clinico, ok? Sto parlando dello psicologo clinico, dello psicologo nei contesti nei quali va a operare, che noi da fenomenologi non abbiamo un momento di pensiero che, come diceva Maria, deve certamente costruire un linguaggio nuovo. Noi rischiamo di fare la fine della nuotatrice, immersi oltre il collo in un mare che è un mare che in qualche modo va a un certo punto guardato un po' più da lontano, altrimenti il rischio è quello di affogare veramente. Il problema è quello di trovare una teoria e un linguaggio che siano fenomenologici e ci permettano di reimmergerci con delle direzioni più chiare. E su questo mi viene anche da cogliere ancora, no, lo spunto che porta
Maria e che in qualche modo Raffaele sicuramente ha assecondato e asseconda giustamente. In qualche modo è come se nella psicologia ci sia ad oggi una sorta di conversione nell'opposto rispetto a quello che è stato la psicologia coscienzialista, esageratamente lontana dal corpo della fine del Novecento. Ci siamo reimmersi nel corpo, ma quasi per conversione nell'opposto troppo. E ogni tanto avremmo bisogno di cercare dei concetti guida, no? Anche qui. È solo che il problema è trovare quelli adatti, giusti, che funzionino per questa corporeità di cui parlava Raffaele. A me colpisce molto il linguaggio utilizzato da Scheller, per esempio, per parlare di queste cose, no? Lui, negli anni di Husserl, forse addirittura anche un po' prima, parla di Leibschema, di schema corporeo, di Triebstruktur, della struttura degli impulsi corporei che si muovono nel mondo e vanno alla ricerca di affordances. Secondo me, noi fenomenologi abbiamo la possibilità, anzi forse siamo quelli che più degli altri psicologi abbiamo la possibilità di costruire questo linguaggio nuovo e metterlo all'opera, però ancora non sappiamo come fare, no? Secondo me, cioè un linguaggio che sia razionale, non solo immaginario o metaforico come quello della poesia, ma che ci permetta poi anche di prevedere scientificamente, lavorare scientificamente con l'altro. Però questa è solo la mia ultima suggestione. Sì, sono tanto d'accordo con te, Giuseppe, ma c'è un metodo che appunto è quello fenomenologico. A me verrebbe da chiedere a voi un metodo per fare quello che tu dici. A voi che state esercitando la pratica clinica quotidianamente, tutti voi che siete qui, Paolo, Raffaele, Giuseppe, tutti gli altri. Quando siete di fronte a una persona e cercate di esserci totalmente con questa presenza, soggettività incarnata che poi i teorici della fenomenologia tematizzano, no? Quando siete lì proprio con l'altra persona, non è che vi abbandonate in questo mare, perdendovi così in mezzo all'oceano e lasciandovi andare alle fluttuazioni insieme all'altro. Certo che accade anche questo, e sono forse i momenti clou dell'incontro terapeutico, quelli della risonanza corporea, dell'atmosfera, della magia, dico spesso io, in cui ti accorgi a posteriori che qualcosa di grande è avvenuto, di potente. Però intanto va guidata questa barca, perché se no, che senso ha anche l'aspetto istituzionale della psicoterapia? Può darsi che non ne abbia nessuno, io spesso ho il dubbio che non ne abbia nessuno, che c'è solo l'incontro umano e non c'è. Però insomma, dobbiamo anche mostrare alla comunità scientifica che cosa facciamo, perché lo facciamo, su quali basi, che cosa impariamo da questa esperienza di immersione nella relazione col paziente, no? In quell'ora, quello che accade in quel momento lì. Poi dobbiamo in qualche modo farlo diventare pensiero, altrimenti perché non si vanno a drogare i pazienti? Se è solo questo, magari gli viene qualche bella poesia pure a loro, sotto l'effetto di qualche sostanza, no? Ma non è questa la cura. La cura deve sapere che cosa sta facendo. E per saperlo deve, e il metodo è questo, imparare dall'esperienza di immersione nella relazione, nell'ora, nel qui, nell'accadere immediato. Ma dopo da lì deve imparare qualcosa, deve ricostruire. In fondo è la stessa cosa che faceva Husserl, che non faceva il terapeuta, però si metteva là e cominciava a vedere il tavolo,
come vedo il tavolo, scorci gli adombramenti, e poi teorizza e dice scorci e adombramenti. E noi da un secolo diciamo lo scorci e l'adombramento. Lui ci ha insegnato qualcosa e l'ha imparato stando immerso nell'esperienza vissuta, che era appunto il metodo fenomenologico. C'è un metodo, non è che siamo lasciati così alle onde del mare. Dobbiamo avere un timone. Ogni tanto naufraghiamo, come direbbe Gilberto, e ci sta, lo mettiamo in conto. Però almeno un tentativo di navigazione intenzionale ce lo dobbiamo avere. Questo perché, come diceva bene Giuseppe, in fondo era la mia preoccupazione che esprimevo prima, il rischio è che, come succede spesso nella storia della cultura e anche della vita quotidiana, cioè uno si accorge all'improvviso che esiste il corpo. Fino adesso non ci avevamo mai pensato, facendo i terapeuti, che dovevamo stare attenti agli aspetti riflessivi del rapporto a quello che avviene al momento tra me e l'altro. Adesso l'abbiamo imparato e tutti quanti, cioè pensate a questa parola embodiment che ha mille significati a seconda dell'autore che la usa, e però tutto è embodiment, allora siamo tutti il corpo e allora tutti facciamo le esperienze corporee, tutti ci tuffiamo in questa. Bisogna sorvegliare quello che facciamo. Questa è la mia preoccupazione. Va bene riscoprire il corpo, ma non scordarci la coscienza. Cioè, perché il corpo è la coscienza. Non è la sottrazione della coscienza. Il corpo è coscienza. Anche quando è preriflessivo, però è la soggettività, diciamo. Non c'è una separazione. Ed è questa la grossa novità, la rivoluzione vera della fenomenologia, che non mi venite a dire che Husserl è un coscienzialista astratto. Husserl ha messo le basi per Merleau-Ponty e per tutti, e anche per Fuchs, per tutti quelli che hanno parlato di corpo. È lì che si è scoperta questa ambiguità. Husserl dice siamo soggetto-oggetto. Ha provato a dirlo. E noi dobbiamo non ripetere tutto quello che abbiamo sentito, ma ritornare all'esperienza e ricreare dei modi di dirlo. Dei modi da rimettere in circolazione intersoggettiva anche luoghi come questi, oltre che le pubblicazioni. Perché pensavo, per esempio, Raffaele, io ho letto quello che hai scritto nel libro dedicato a Fuchs, è molto diverso da quello che ci hai letto oggi, no? Lì riporti dei temi, delle posizioni teoriche, delle tematizzazioni di quello che adesso hai detto in un altro modo. È la stessa cosa. Non sei due persone, no? Quello che scriveva il libro e quello che ci parla del libro del bambino. Bisogna metterle insieme queste due cose. Però in modo armonico, senza un oiato tra l'una e l'altra. Beh, Paolo nel libro che hai scritto un po' ci hai provato, no? Speriamo esca presto. Un po' ci hai provato a fare qualcosa. Sì, ma infatti poi penso, grazie intanto che lo citi prima ancora nella speranza, nell'intenzionalità, ecco, editoriale. Ma sì, no, perché poi pensavo questo, e che forse appunto torna in questa tua domanda. Per chi dobbiamo cercare questo linguaggio, ecco, no? Cioè, il linguaggio che dobbiamo cercare nella seguita,
e quindi che sia utile nel qui e ora e che magari poi porti a una trasformazione in qualche modo, oppure parliamo di un linguaggio che sia per i colleghi, che sia un linguaggio di metodo, in qualche modo appunto, che possa fondare, come abbiamo detto finora, sì, un metodo, un linguaggio di metodo, un metodo del linguaggio. Perché penso che sì, ci sia la possibilità, io in questo testo, come dire, metto anche, oso, diciamo così, forse anche sulla spinta di Lorenzo, che ai tempi, come dire, mi ha insegnato proprio questo, no? Di mettere in primo piano l'esperienza come altro, oppure davvero come incontro, come dialogo. Quindi io lì metto quello che dicevi, faccia a faccia, le parole, come dire, riprese subito dopo l'incontro, ma poi racconto anche come ci sono arrivato poi ad avere la possibilità di starci in quell'incontro e anche forse alla fine tiro le somme su un'ipotesi anche psicopatologica, cioè tutte e tre le parti, diciamo. No, forse non so se è questo a cui ti riferisci, però sì, certo. Pensandoci ora, forse un po' questo, cioè quindi non farsi mancare nessuna delle parti, evidentemente. Certo, non possiamo prescindere, forse questa è la questione della poesia, in qualche modo, ma anche del discorso diretto, no? Tutti i maestri, voglio dire, che ho ascoltato in questi, che ne so, 20 anni, hanno sempre detto, mi raccomando, carta bianca, non si prescinde dall'uso di quella parola, dobbiamo stare attenti ai tempi dei verbi, qualunque, come dire, particolare, poi può aiutarci a descrivere un mondo e quindi a prepararci o aiutarci nell'incontro, no? Allora, la partenza secondo me deve essere sempre soltanto quella, ma vi sto dicendo davvero una banalità, qualcosa un po' di propedeutico. Forse sì, va raccontato il come ci si avvicina e quindi come si può avere accesso al vero incontro. E la terza parte, forse davvero quella che dicevamo più come teoria, non neanche più la descrizione, ma la messa in cornice, ecco, forse di grazie anche della descrizione, la messa in cornice di quello che è diventato evidente in una certa maniera. Calvi era un ottimo esempio, appunto. Mamma mia. Sì. Eh sì, no, certo, anche perché, come dire, forse anche questo, il soprannominare gli stessi pazienti, no? Aveva a che fare anche con questo. Cioè, nel soprannome c'è l'esperienza, c'è il metodo e c'è anche poi il definire, se vogliamo. Non so se in qualche modo possiamo pensare alla possibilità, cercando il linguaggio, prima ancora del linguaggio, di definire i passaggi. Ecco. Sì, ma la questione che io volevo porre oggi è una questione difficile, non sto dicendo che è risolvibile in quattro parole, però non dimentichiamoci il metodo, perché la fenomenologia è soprattutto questo. E il metodo non è restare nell'esperienza. Prima citavo Husserl quando dice trasformare le intuizioni profonde in forme razionali inequivocabili. Questo è l'obiettivo. Ci riusciremo? Molti ci hanno provato con ottimi risultati, perché in fondo la psicopatologia è tutta fenomenologica, ormai quasi tutti si riferiscono alla fenomenologia. Vuol dire che i tentativi fatti sono riusciti, si hanno convinto anche chi fenomenologo non lo è mai stato, no? E questo va fatto. Provarci con rigore, il più possibile con rigore. Però se ci fermiamo tutti lì, non so, all'estasi del momento dell'incontro, che è pure necessario,
poi non creiamo niente. E diamo, in questo senso, diamo anche così adito a alcune critiche che ci sono sempre state fatte, cioè di essere troppo soggettivi. Mi viene da ridere a me, perché una cosa è soggettiva, non può essere troppo soggettiva. Vabbè, intesa come arbitrarietà, come mancanza di scelta. Sapete tutti, ci siamo passati tutti, no? Sotto l'arco di queste frecce. E però qualche volta hanno ragione se non c'è un metodo, una convinzione, una tensione continua a immergersi e riuscire con delle prede. No. Dicevo, se posso, che mi hai fatto venire in mente sempre alla fine Lorenzo, che riporta questo dialogo nel libro che è uscito nel 19. Quando io da, come dire, buon ragazzino dicevo, allora inizierei con la questione dell'incontro. E lui mi stoppa in un attimo e dice, ma se l'incontro è l'ultima, cioè è l'obiettivo, quindi in questo senso lui metteva davanti proprio il metodo, cioè come ci arrivi? Cioè, l'incontro non è quello, appunto, come dire, che facciamo tutti i giorni oppure che facciamo senza pensarci, lo diceva. Ci arrivi alla fine dell'incontro, e forse è proprio questo, ma anche, cioè non dimenticare che ci si arriva e prima dell'incontro c'è un metodo, c'è un percorso, c'è tutto quello che sappiamo, come dire, tutto un lavoro su se stessi. Su se stessi, sì, l'esperienza. Già. Certo. Bene. Mi piacerebbe sentire qualcun altro, siamo rimasti un po' pochi, ma perché poi ne va del nostro appartenere alla fenomenologia, cioè che cosa stiamo a fare qui se non c'è una struttura che noi chiamiamo fenomenologica. Ed è soprattutto metodo e rigore. A me aveva colpito tanto tutto il tempo che ci penso, mi era rimasta impressa la parola fantasia, no? E che appunto è anche una, che costituisce anche la cinestesi insieme al rapporto dei corpi. Allora pensavo come se la fantasia stessa non fosse il tentativo proprio attraverso delle parole però di andare oltre di queste, no? Cioè che forse un po' richiama anche questa unità duale di cui stiamo parlando, perché la fantasia la formuliamo a parole, no? Sostantivi, articoli, verbi. Però nel tentativo di andare da un'altra parte. E mi colpiva perché invece, ecco, appunto, non è mai troppo valorizzata anche nel rapporto terapeutico la fantasia. Invece forse è anche proprio quella cosa che un po' ci avvicina anche all'altro, o con cui proviamo ad avvicinarci all'altro. Sì, questa, diciamo, rispondo io. Grazie per aver richiamato appunto questo tema della fantasia. Che appunto, come si diceva, poi sostanzialmente l'etimologia è la stessa, il fenomeno da Fino sostanzialmente. Quindi la fantasia, come dire, è rendere possibile una manifestazione. E questo anche sul linguaggio andrebbe quindi assolutamente attuale come concetto, perché cos'è che rende possibile quella definizione, ad esempio anche quella proposizione, cioè qua chiaramente Wittgenstein penso che è il riferimento, no?
anche quando dice ciò di quel che non si conosce bisogna tacere sostanzialmente, no? Quindi, come dire, forse si tace di tante cose perché non si conoscono. Non si conoscono, ma non perché non si conosce, come dire, la definizione o la manifestazione di quella cosa, non se ne conosce la possibilità di quella definizione, di quel termine. Quindi, perciò, questo secondo me è importante. Perciò poi ho fatto anche un po' un'operazione sulle parole, proprio per rendere evidente questo appunto di cui parlavi, collegando appunto la fantasia con il linguaggio. Cioè, no, quella difficoltà a volte di rendere in parole quello che si sente. Secondo me è cruciale questo, perché se no, come dire, è sempre lo stesso in qualche modo, no? Perché poi, come dire, è un po', come dire, quello che poi non si è detto finora, che era un po' implicito in quello che ho scritto, è tutto il tema del virtuale, ovviamente. Cioè, il virtuale, l'intelligenza artificiale oggi, cioè, ha definito un cambiamento semantico pazzesco, per cui, come dire, anche proprio il linguaggio non è più unicamente un linguaggio, come dire, appunto verbale, quasi si verrebbe da dire banalmente, ma è proprio un linguaggio di immersione in una realtà digitale fatta di immagini, cioè immagini come immagini virtuali, ovviamente. Ed è questo come se tendesse a cambiare proprio il rapporto con la fantasia, cioè come se appunto fosse un ulteriore ottundimento di quella capacità di fantasia, perché se addirittura ChatGPT o quant'altro si sostituisce alla capacità, come dire, addirittura creativa o generativa dell'essere umano, cos'è poi veramente umano? Perché poi il tema, secondo me, cruciale, perciò ad esempio prima ho citato Bataille, è che appunto è il punto di partenza di Bataille, ad esempio, proprio definire che cos'è umano. Questo secondo me è interessante. Poi tutti ormai sono concordi comunque dal definire come la più grande difficoltà per ChatGPT sia quella di scrivere poesie, insomma. E poi chiaramente, come dire, è chiaro che tutto quello che ho scritto c'è una ricerca rispetto all'utilizzo delle parole e non è, come dire, uno stare staticamente quasi in un'orgia del sentire, no? Quello ovviamente che è ricercato moltissimo oggi, questo dalle sostanze, c'è tutto un boom di nuovo di sostanze, eccetera, eccetera, ma nella psichiatria stessa, tutta l'eschetamina e quant'altro, cioè, quindi è quasi come se anche proprio la psichiatria farmacologica avesse necessità di queste sostanze che creano quasi un ritorno, in questo caso proprio farmacologico, ad un sentire quasi, ovviamente non puro, ma chiaramente scisso da una dimensione in qualche modo più costituita già, in un certo senso. E quindi questo, sì. Maria, non ti sentiamo se stai parlando. Ah, sì, in effetti. Stavo dicendo che siamo già arrivati alle 7:30, no? E come al solito abbiamo tirato fuori cose non proprio piccolissime su cui riflettere, soprattutto proprio nell'ambito della cura. Queste sono cose che sarebbero da riprendere tutte proprio incanalandole nel come accade durante, diciamo, la psicoterapia, durante l'incontro con l'altro, questo gioco tra dimensione preriflessiva e dimensione riflessiva. Sono temi grossi. Io ringrazio tantissimo Raffaele
Vanacore che ce li ha proposti e l'ha proposti in modo poetico. E quello che dico del medico, del metodo, scusate, un lapsus molto freudiano. Quello che dico del metodo probabilmente non toglie niente al fatto che sono convinta che si debba parlare così, che si debba dire così l'esperienza come ci ha proposto Raffaele. Quindi quello che io proponevo era un passaggio in più, cioè dire come questo può diventare metodo, no? Però è un passaggio irrinunciabile quello del cercare le parole, si capiva benissimo che le avevi cercate, scelte, per dire un'esperienza vissuta, per dire qualcosa che ci sta a cuore. Perché se no finiamo con quelle costruzioni che tu dicevi, quegli edifici, quelle fortezze, quei castelli, per avere queste sicurezze, queste mura intorno, dimenticando, oggi ce l'ho con Husserl, ma non è la prima volta, quello che veramente ci interessa, come diceva lui. Era l'accusa che faceva le scienze naturali di costruire, edificare un sapere dove si è perso il senso, dove si è perso ciò che i problemi che sono i più scottanti per l'uomo, quello che ci interessa di più. Quindi ci hai richiamato a questo ed è sempre un richiamo necessario questo. Quindi ti ringraziamo tutti per questo intervento. Grazie mille a voi per l'invito, per l'attenzione, per le riflessioni enormi, viene da dire, ci sono state, perché dal tema del linguaggio a tutto quello che ci siamo detti è tanto. Va bene. Grazie.